ormai siamo arrivati ben alla quarta puntata di Sanremo, perciò oggi sono qui per commentare ovviamente gli outfit della quarta puntata. Vi ricordo innanzitutto di mettere like, iscrivervi al canale e se non l'avete ancora fatto attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei prossimi video, soprattutto se siete fan di Sanremo. Vi ricordo sempre che non commenterò tutti gli outfit della serata, bensì ho scelto gli outfit un po' più particolari, diciamo quelli su cui c'è qualcosa da dire. Io direi di iniziare subito, quindi sigla! Morandi e Jovanotti. Ieri sera era la serata cover, quindi hanno cantato insieme. Diciamo che ho deciso di inserirli solamente perché abbiamo visto Gianni Morandi sempre con degli outfit molto molto semplici nelle scorse serate, mentre ieri sera ha rivoluzionato un po' il classico smoking indossando una giacca bianca, che io ho apprezzato molto. Tananai, anche lui l'ho inserito solamente per la giacca. È una giacca super luminosa e piena di brillantini. Ormai sapete che per me, per la mia opinione, questi sono capi must have da indossare sul palco di Sanremo. Giusy Ferreri, anche lei l'ho inserita solo per la giacca, perché alla fine aveva un outfit molto semplice, basic, tutto nero, ma la giacca, oltre al fatto che aveva queste spalline super imbottite, segnatevelo perché sarà un trend di questo 2022, blazer con spalline imbottite. Aveva anche questi dettagli, lavorazioni, sempre sulle spalle della giacca, tutte luminose e piene di brillantini. Quindi, adoro. D'Argent Amico. Nelle scorse serate ci aveva regalato degli outfit molto particolari e colorati. Ieri sera invece ha optato per un bianco e nero. Però non è assolutamente un bianco e nero classico. Anzi, ha creato in questo outfit proprio un gioco ad incastro dei due colori. Quindi, più in particolare un outfit, più ci piace. H7 e Arisa. Ieri sera a tutti e due in bianco, ma con degli outfit abbastanza particolari. Diciamo che quello di H7 è un completo molto semplice, solo che è bianco e con delle scritte che rende il tutto un po' più particolare, mentre quello di Arisa è bello strong. E tra l'altro, segnatevi pure questo, le piume saranno un trend del 2022, ovviamente finte, mi raccomando. Quindi io adoro quando portano i trend del 2022 sul palco. Mahmood e Blanco. Diciamo che tutti e due hanno indossato un completo, però sono completi molto molto particolari. Blanco ieri sera era in azzurro con la giacca cutout, che è stato un trend del 2021 e penso proprio sarà un trend anche del 2022. Mentre Mahmood aveva un completo con i pantaloncini corti e con dettaglio delle calze fino al ginocchio. Fatemi sapere voi che ne pensate di questi due outfit molto particolari. Michele Bravi, ieri sera era in verde, tra l'altro proprio un bel colore. Un completo molto semplice se non fosse per il top sotto, sempre ovviamente con paillette e brillantini. La rappresentante di Lista, lui indossava un completo tutto in finta pelle, mentre lei indossava sì sempre un completo aderente, ma in questo caso in silver. Segnate anche questo trend del 2022. Comprese le scarpe platform che indossava. Anna Mena. Lei, possiamo dire, indossa sempre degli outfit molto graziosi. In questo caso un mini dress bianco, molto carino, molto semplice, assolutamente nulla da dire. Irama, anche lui con un completo. Sembra quasi di jeans, ma molto molto più particolare. Lo trovo proprio super innovativo e alla moda. Penso che quest'anno vedremo molti capi del genere in questo stile. Emma Marrone e Francesca Michelin. Outfit di Emma molto semplice, un completo, con i brillantini, quindi assolutamente un punto in più solo per questo, e spalline imbottite. Francesca Michelin, sempre un completo, ma un po' più particolare, composto da gonna e top con fantasie geometriche. Ho trovato che con questi outfit stessero davvero benissimo. San Giovanni. L'ho voluto inserire anche se aveva un completo molto molto semplice bianco, ma condivido assolutamente la scelta, ad esempio, delle scarpe con quel dettaglio in più arancione. I piccoli dettagli fanno la differenza. Noemi, ieri sera pazzesca come sempre, con questo abito lunghissimo fucsia. Ho adorato, anche perché sapete che io amo questi abiti semplicissimi, ma ad esempio con un colore così forte, così carico, che attira proprio tutta l'attenzione su di sé. Abbiamo commentato anche gli outfit della quarta puntata. Fatemi sapere qual è stato in assoluto il vostro outfit preferito di ieri sera. Io penso proprio che al primo posto metterò l'outfit di Noemi. Detto questo, vi ricordo e vi invito di seguirmi su tutti quanti i miei social, che trovate ovviamente giù nell'info box, ma soprattutto ci vediamo domani con un nuovissimo video in cui commenteremo gli outfit della quinta e ultima puntata di Sanremo. Quindi io vi mando
Un grosso bacione e ci vediamo domani. Ciao!